Viaggiare da soli è una cosa che secondo me tutti nella vita prima o poi dovrebbero fare. Chi pensa che viaggiare da soli sia da sfigati o per gente che non ha amici, secondo me si sbaglia di grosso. Secondo me invece viaggiare da soli è un segno di apertura mentale incredibile e una delle sfide più difficili che possiate affrontare. Viaggiando da soli scoprirete cosa vi piace fare, cosa non vi piace fare, che cosa vi spaventa, cosa magari vi emoziona. E una delle cose più belle è che magari scoprirete cose su voi stessi che neanche sapevate. Una delle tante cose belle del viaggiare da soli è che le uniche persone con cui dovrete mai scendere a compromessi sarete voi stessi e quindi sarete liberi di scegliere quello che vi piace fare, quello che volete, scegliere i vostri ritmi e le vostre tempistiche. Se vi piace un posto, andatelo a vedere, vi piace una strada, andateci. Riuscire a superare questa sfida secondo me è il test perfetto per conoscervi appieno. Scoprirete in che modo reagite di fronte alle difficoltà e alle situazioni inaspettate. Per esempio, adesso mi vedete qui seduto per terra in aeroporto. Il mio aereo che doveva andare a Ginevra ieri è andato a Lione perché l'aeroporto di Ginevra era chiuso. That's it, so we do our best, alright? That's all I can say. Okay, and we're ready to go now, just on our flight to Lyon. Potevo prendermi un rimborso e cancellare il volo oppure fare questa cosa, andare a Lione, poi prendere un bus. Adesso sto aspettando senza aver dormito un'ora qui all'aeroporto. Quindi in queste situazioni dovrete imparare a fidarvi del vostro istinto, a prendere decisioni velocemente, così di getto, e non avrete il tempo tecnico di confidarvi con i vostri genitori, i vostri amici, i vostri partner. È il bello del viaggiare da soli, tutte le sfide che vi si pongono davanti dovrete superarle in prima persona e siete voi i protagonisti della storia. Per chi è timido o timida, viaggiare da soli secondo me è un ottimo modo per uscire dalla propria zona di comfort, perché in determinate situazioni per forza di cose dovrete parlare con qualcuno e spingervi a superare le vostre paure e le vostre insicurezze. E poi secondo me scoprirete che poi non è proprio così male parlare con gli sconosciuti, anche se magari non è la stessa lingua. È proprio bello cercare di farsi capire da persone che non parlano la vostra lingua, e quando vi riuscirete a spiegare l'uno con l'altro sarà fantastico. E adesso ad esempio devo scoprire come fare il biglietto e soprattutto da dove prendere il treno o l'autobus che mi porterà a Ginevra alle 5, sono le 4:29. You know where to get this bus? Five, number 5. Se la va, nel stereo. Ah, sì, Diego. And a ticket? On board? Sì. Bus, dice qui a destra, andiamo a vedere. Il signore più o meno in francese me l'ha detto. E non è che ho capito molto, ecco. E poi secondo me una cosa molto importante è che vi renderete conto di quanto sia importante avere dei compagni di viaggio e vi accorgerete davvero delle persone delle quali sentirete la mancanza. Chi è veramente che vi manca? A chi penserete quando siete in viaggio da soli? Ecco, magari poi la prossima volta potete fare un viaggio con loro. Viaggiare da soli vi aiuterà anche ad affrontare e magari, chissà, a superare le vostre paure. Per esempio, io adesso ho deciso di salire sulla torre della cattedrale di Ginevra e sono terrorizzato dalle altezze, ma secondo me la vista varrà molto di più della preoccupazione iniziale. Andiamo. Ok, qui si sale, diventa tutto più stretto e tra poco le gambe cominciano a tremare. Siamo arrivati anche all'ultimo piano e devo dire che non fa paura, e quindi sfida dell'altezza sulla cattedrale di Ginevra superata.
Poi secondo me viaggiare da soli vi aiuterà tantissimo a diventare organizzati nella vita, ad essere bravi a progettare il viaggio, l'itinerario, vi farà diventare anche più responsabili, perché se vi dimenticate una cosa sarà problema soltanto vostro, quindi sarà vostra responsabilità pensare a tutto quello di cui avrete bisogno. Se avete paura di annoiarvi, beh, tranquilli che è normale annoiarsi viaggiando da soli o da sole, ma è anormale annoiarsi anche viaggiando in gruppo o in coppia, fa parte della vita, è un'emozione che va accolta, appunto, quindi sarete voi che dovrete gestirla sia con gli amici sia da soli. Voglio chiudere questo video dicendo che è normale che viaggiare da soli possa spaventarvi se non l'avete mai provato. Il mio consiglio è quello di provare prima di criticare. Magari potete partire con una gita in giornata. E la cosa più bella è che sceglierete voi cosa fare, quanto stare, dove andare, come usare il vostro tempo. Siete liberi di fare quello che volete. Tutti vorremmo avere dei compagni di viaggio perfetti, il compagno di viaggio ideale o la compagna di viaggio ideale. Io mi sento il più fortunato del mondo ad averla trovata. Però nella vita succede che ogni tanto i vostri compagni di viaggio preferiti non possono per un motivo o per un altro venire con voi. Magari hanno degli impegni, magari non vogliono fare il tipo di viaggio che piace fare a voi. Però a quel punto, una volta che avete provato a viaggiare da soli, lo sai che c'è, potrete dire: vabbè, qual è il problema? Vado da solo o vado da sola? Grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!